secondo giorno. Gloria al Signore. In quel tempo Gesù disse alle folle dei giudei: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Poiché non ci manca la devozione al corpo e al sangue di Cristo, noi siamo invitati a fare di questa solennità il centro della nostra adorazione. Tuttavia, proprio perché abbiamo qualche volta dato a questa devozione un impianto così un po' lontano dalla nostra prassi, dal nostro modo di vivere, alla fine diciamo di credere nella transustanziazione, cioè nel fatto che il pane e il vino diventino il corpo e il sangue di Cristo, lo portiamo anche in processione, ma di fatto non viviamo secondo quello che il corpo di Cristo può fare, cioè farci relazionare gli uni con gli altri per diventare un solo corpo. Come diceva San Paolo in questo brano che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, no? Dice Paolo nella lettera, prima lettera ai Corinzi, dice: se noi beviamo il calice della benedizione e spezziamo il pane che è in comunione con il corpo di Cristo, allora siccome il pane è uno e anche se noi siamo molti siamo un corpo solo. Però io lo so che mentre dico questo tutti noi portiamo la ferita, la lacerazione profonda di una relazione interrotta nelle famiglie, tra amici, tra insomma, quelle cose che tutti quanti noi condividiamo e che ci fanno disperare sulla possibilità di essere di nuovo un corpo solo. Bene, allora affrontiamo questo mistero oggi della solidità del corpo e sangue di Cristo proprio dentro questa problematica che credo ci investe tutti a vari livelli. Quando Gesù dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo, e quando invita tutti a mangiare di questo pane, anzi dice esplicitamente: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, i giudei si scandalizzano perché non capiscono di che sta parlando. Come mai si scandalizzano? Eppure egli è uno di loro, parla il loro linguaggio, professa con loro la stessa fede. Perché loro non riescono ad entrare in questa logica? Qual era l'elemento che avevano nella loro devozione che poteva aiutarli a capire quello che Gesù stava dicendo? Beh, è proprio quella manna di cui si è parlato, quel pane, dice Gesù, che i vostri padri morì e mangiarono e tuttavia morirono ugualmente, un pane disceso dal cielo. Era la manna, ve lo ricordate, la manna era un modo che Dio aveva scelto per stare vicino a questo popolo in un momento di grande mormorazione, perché questi non avevano da mangiare e avevano necessità di attraversare questo deserto, cioè erano chiamati a fare un cammino di purificazione del cuore. L'abbiamo ascoltato nella prima lettura, bellissimo, capitolo 8 del Deuteronomio. Erano invitati a fare un cammino di purificazione del cuore, ma si erano trovati come noi, privi di mezzi, incapaci di nutrirsi, incapaci di scegliere anche di che cosa nutrirsi, cosa scegliere. Dunque Dio manda loro un pane strano perché cade tutti i giorni tranne uno, il sabato. Un pane che quando cade dura un giorno e chi ne mangia troppo non
non gli rimane, chi ne prende di meno non ne manca. Un pane che se dovesse avanzare è destinato a marcire. Dunque è una vita che è per la vita degli uomini, ma una vita che dura quel giorno dell'uomo. Tuttavia, quel venerdì sera, quando hanno raccolto una doppia porzione di questa manna, questa doppia porzione ricorda loro che se anche la vita dell'uomo è limitata, che se anche il nostro giorno non dura molto, tuttavia c'è un pane che ci può portare oltre questo limite. C'è un pane che ci può dare la vita. E questo avevano compreso e di questo si erano nutriti. Sapete quando finisce questo pane? Quando entrano nella terra promessa. Il primo raccolto che prendono da questa terra e ne mangiano fa finire il dono del pane. Come dire, io ti ho portato come un bambino, con una pedagogia, adesso fai da solo, adesso usa i criteri che hai ricevuto. Tutti gli ebrei hanno compreso che questo pane era una Torah, un insegnamento, non solo una legge, un insegnamento che viene da Dio, un insegnamento che è le parole di Dio, noi diremmo la parola di Dio, che essendo presente in Dio dall'inizio ha la capacità di raggiungere gli uomini e di ricordare loro tutto ciò, di insegnare loro tutto ciò che è nel pensiero di Dio. Si sono lasciati guidare da questa pedagogia, come dice San Paolo, come un pedagogo la Torah li ha fatti camminare nel deserto per tutta la storia, fino al giorno in cui finalmente questa parola si è compiuta. Ed è il giorno che noi celebriamo, il momento in cui Gesù ha detto: il Padre ha la vita, io ho la capacità di donarti la vita che ho dal Padre. È una vita che duri per sempre. Adesso non entriamo nelle stanze dell'aldilà, dove ci abbiamo messo tanta di quella roba che ormai non la crediamo neanche più. Somiglia all'aldilà, a certe nostre case piene di sicurezze che adesso non sappiamo più se vende al mercatino o regalarle a qualcuno che le usa. L'aldilà non è l'aldilà, l'aldilà è una presenza di Dio qua, destinata a protrarsi per sempre. È un pegno che tu ricevi qui, dice Gesù. Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Perché la carne, sai cosa dice del Figlio di Dio? Che egli è vero, è veramente esistito. Tu non ti relazioni con un'idea, non ti relazioni con uno qualsiasi, ti relazioni con uno che è esistito, che ha parlato, che ha obbedito fino alla morte di croce, dice Paolo nella lettera ai Filippesi. Uno che ha avuto la capacità di incontrare gli uomini e di convincerli quanto al bene e all'amore di Dio. Questa è la sua carne, dunque tu mangi l'esistenza di uno che veramente è esistito, ma bevi anche il suo sangue. E sai cos'è il sangue di Gesù? È la sua vita, perché egli non è solo vero, egli è anche vivo, perché ha trapassato la morte e è rimasto con noi. Lo spirito che ci ha dato ne è testimone. Tutte le volte che ci è data la grazia di ascoltare anche una sola parola dello Spirito, noi sappiamo in cuor nostro di non essere stati lasciati soli, anche in mezzo alle tempeste, anche nelle difficoltà, anche nella sofferenza più nera, noi siamo certi che questa vita divina ormai è entrata in noi. E userò una modalità che capite tutti, dai più piccoli ai più grandi ai più vecchi, anche più resistenti, che è comprensibilissima in questo momento. La vita divina di Gesù ci ha infettati profondamente, ha intriso ogni nostra fibra, e anche se in noi parlasse il peccato, lo Spirito avrebbe la forza di cancellarlo, di annientarlo e di riseminare una speranza chiave della porta della vita eterna. Dunque, se noi mangiamo la carne di Cristo, ci infettiamo della sua esistenza, della sua storia, dei suoi affetti, della sua relazione con la Madre, della sua venuta nel mondo, perché egli è vero. Ma se beviamo il suo sangue, noi portiamo dentro la nostra povera vita la sua vita divina, e ce ne possiamo accorgere, perché la sua vita divina costantemente parla alla nostra vita.
Allora, se siamo tutti detentori di questo virus, che è un virus di eternità, possiamo incontrarci gli uni con gli altri senza maschera, non quelle che portano adesso, non dire a gente che gli ho detto di levarla, ma senza quella maschera che noi abbiamo indossato per avere un'identità fittizia in questo mondo, nelle nostre relazioni. Perché? Perché anche se l'altro ci facesse del male, perché anche se l'altro non ci riconoscesse, noi portiamo il nome di Cristo. Dice l'Apocalisse che al vincitore, colui che ha potuto combattere queste battaglie vincendo, sarà data la manna nascosta, quel pane nascosto che Dio attende di donarci per farci diventare una cosa sola con Lui. E gli sarà dato anche un nome nuovo, un nome che non ha bisogno di essere nascosto da nessuna maschera. Questa è la speranza che questo pane... Ora, avvicinati pure con devozione. Vieni pure chiedendo a Dio che con il pane, con il corpo di Cristo, ti doni la vita eterna, ti doni la pace, la salute se vuoi. Te lo auguro che tu guarisca assumendo questo pane. Però chiedi anche al Signore che apra il tuo cuore e lo dilati e ti metta in relazione con tutta quella realtà che sta intorno a te e che tu hai escluso, giudicato, dalla quale ti senti a tua volta escluso e giudicato, perché noi celebriamo questa Eucaristia per diventare un corpo solo, come Egli è con il Padre una cosa sola. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, da sempre ci hai conosciuti e conoscendoci ci hai chiamati a vivere in questa storia, predestinati ad essere conformi all'immagine del tuo Figlio. Per questo sempre ci giustifichi, sempre rendi la nostra vita come fu la sua. La presenza del tuo Spirito convince costantemente il nostro spirito sulla bontà della nostra chiamata all'esistenza. Degnati in questo momento di nutrirci della sapienza che viene dall'alto, quella che ci ricorda la nostra natura, la nostra origine e anche il nostro fine. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu l'hai chiamata perché sia sempre una e unificante. Fa che non escluda mai nessuno. Guarisci le ferite che il maligno ha inferto alla tua sposa. Rendila forte e capace di sostenere questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, pur nutrendoci dello stesso pane, ne abbiamo fatto un nutrimento personale. Non abbiamo condiviso la nostra speranza, non abbiamo raccontato la bellezza della nostra fede, non abbiamo mostrato nella carità il desiderio di diventare un corpo solo come tu ci chiami ad essere. Aiutaci a perdonare e perdona a noi i nostri debiti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda questa generazione. In questo tempo cerca di comprendere il mistero della vita, schiacciata dalla paura della morte, dal senso di solitudine, di impotenza. Se hai desiderato correggerla, permetti pure che si rialzi e, seguendo i tuoi insegnamenti, ricostruisca il tuo regno devastato dal peccato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, per la grazia che fai alla mia vita e a tutta la Chiesa, io ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo dal pensiero cattivo, dalle insidie del maligno e da ogni maleficio. Fa sentire loro che tu li ami e li guarisci,
li sostieni nella prova e li attenni nelle dimore eterne, di quelle dimore in questo giorno degnati di fargli pregustare il frutto. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alle folle dei giudei: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Corregge Gesù l'attesa di questi uomini che lo stanno ascoltando dicendo loro: questo è il pane disceso dal cielo. Si riferisce a se stesso e specificando: non è come quello che hanno mangiato i vostri padri nel deserto e morirono. Qual era il pane che questi padri avevano mangiato nel deserto? Era la manna, questo pane gratuito che scendeva tutte le mattine sull'accampamento e tutti potevano raccogliere ogni giorno la porzione necessaria per il loro fabbisogno. Se ne avessero preso di più, quella parte in più sarebbe marcita. Solo un giorno possono prendere una doppia razione, è il venerdì, perché possa avanzare per il sabato, che è il giorno del riposo. Dunque questo pane è destinato a deteriorarsi nell'abbondare, solo un giorno può valicare la notte e essere nutrimento anche per il giorno del riposo. Potevano capire i padri che cosa era questo significato? Probabilmente no. Tant'è che quando Gesù dice: io sono il pane che è sceso dal cielo, loro non capiscono. Forse non se lo ricordano più. Non associano il senso di quel pane, che pure nella loro tradizione era inteso come la parola di Dio che scende dal cielo. Per loro questa parola era la Torah, l'insegnamento di Dio, la legge se volete, ma comunque un insegnamento sulle profondità di Dio che Dio aveva voluto amabilmente donare agli uomini perché lo conoscessero. Dunque, quando si nutrivano, comprendevano che ogni insegnamento sarebbe venuto dall'alto, sarebbe venuto da Dio. E quello che viene da Dio non può essere che di Dio. E quello che è di Dio, questo l'avrebbero dovuto capire, è Dio. Forse manco loro questa possibilità. Ma c'è una terza cosa che mi interessa che noi sappiamo. Se quello che viene da Dio è per gli uomini e gli uomini possono accoglierlo e mangiarlo, vuol dire che gli uomini sono abilitati a questo. Se sono abilitati, vuol dire che essi hanno qualcosa che è di Dio. Hanno qualcosa che è divino nascosto al centro della loro esistenza. Dunque, quando Gesù dice nella pienezza della rivelazione a questa gente: io sono il pane disceso dal cielo, sta dicendo: sono io come la pioggia e la neve che sono disceso dal cielo e sono entrato nella vostra storia per trasformarla e per farvi portare frutto al tempo opportuno. Perché come la pioggia e la neve scende dal cielo e non vi ritorna senza aver fecondato e fatto germogliare la terra, dice la scrittura, così questa mia parola, dice Dio, non tornerà a me senza aver fatto questo. Qual è stata la pena di questi uomini? Non aver voluto riconoscere che nella possibilità di un incontro umano avrebbero potuto incontrare Dio.
Vogliamo condannarli per questo? Dimmi se tu, nell'incontro con l'altro, pensi di incontrare Dio. L'altro che viene dal cielo, anche lui come te, è una parola di Dio per te o è uno qualsiasi? Tu la ritieni la parola che l'altro porta dentro di sé come una parola da conoscere, da interpretare, con la quale crescere e alla quale donare anche la tua attenzione? O per te l'altro è una negazione, è un problema, è un giudizio, è un ostacolo? Come vedi, in questo peccato ci caschiamo tutti. Loro che non riconobbero Gesù, noi che non riconosciamo Gesù, là dove egli voglia manifestarsi, cioè nella relazione. Relazione tra chi? Tra amici? Ma no, la Chiesa non è una relazione tra amici. La Chiesa è una relazione come quella che esiste nel nostro organismo. Tutto ciò che ci appartiene dice relazione. Tutto quello che fa il nostro corpo dice relazione e vive solo in ordine a questa relazione. Quanto più le nostre ghiandole interne sanno cosa devono fare, tanto più il nostro fisico va bene e il nostro corpo continua a vivere. Quando entrano in dissidio, anche la nostra vita perde senso, perde la salute, perde la vita. Allora quando Gesù dice io sono il pane della vita, quella che dà la vita al mondo, sta dicendo io sono il principio di integrazione delle vostre relazioni. È guardando a me che potete credere che siete fatti per Dio, che siete fatti di Dio e che a Dio stiamo ritornando, non nell'aldilà del paradiso, non so, di praterie, ma nella relazione definitiva, quella che ha la capacità di onorare la nostra vita, anche quando abbiamo sofferto, siamo stati schiacciati, allontanati, messi in difficoltà, derisi in molti modi. Poi Gesù dice ancora, dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. E questi si scandalizzano perché l'idea di mangiare la carne di un uomo no, li mette in difficoltà. Sapete, all'inizio della Chiesa, della nostra storia cristiana, anche qui a Roma, gli imperatori perseguitavano la Chiesa come una superstizione non lecita, proprio perché si diceva che mangiavano il corpo di qualcuno. Come se fossero carnivori, come se fossero cannibali. Capite, no? Che anche questi si scandalizzano. Ma che sta dicendo Gesù? La mia carne e il mio sangue. Il pane e il vino che noi mangiamo e beviamo. La mia carne, cioè la mia storia. La tua carne non è il tuo corpo e il tuo corpo non è la tua memoria, non è la tua infanzia, non sono i tuoi affetti, tutto quello che tu hai sentito, pensato. Pure sofferto, non è tutto nel tuo corpo. Allora Gesù sta dicendo, mangia la mia vita, fa entrare tutto quello che è la mia memoria, la mia devozione, la mia obbedienza al Padre, dentro gli atti della tua vita, dentro le cose della tua esistenza, dentro la logica del tuo parlare, pensare e decidere. Dall'altra parte dice anche, bevete il mio sangue, perché il sangue per gli ebrei è la vita. Dunque, se possiamo bere il sangue di Gesù, vuol dire che nella carne lo abbiamo riconosciuto vero, esistente, storico, e nel sangue lo abbiamo riconosciuto eterno, perché la vita non muore, non può morire. Questo noi abbiamo creduto. Allora, se quel pane non ce la faceva a superare un giorno e solo nella notte del venerdì sarebbe diventato un pane buono e gratuito per il sabato, anche noi abbiamo conosciuto uno che ha superato la notte del venerdì e è risorto per noi per donarci una vita che è destinata a non terminare. Questa speranza noi non la coltiviamo nell'attesa dell'aldilà. Noi la coltiviamo nella consapevolezza del presente, un presente, una storia che viviamo per quanto difficile e dolorosa, irrorata dalla sua grazia, irrigata dalla sua presenza. Se ne può accorgere il tuo cuore, se ne possono accorgere i tuoi pensieri. Non ti è mai capitato che dopo aver celebrato per esempio il sacramento della riconciliazione, dopo aver avuto l'assoluzione o forse dopo aver
avuto l'Eucaristia, o meglio, dopo esserti riconciliato con qualcuno, dopo aver pregato per la salvezza di qualcuno che non ti ama, ti sei accorto che lo Spirito ha dilatato la tua comprensione del reale? Ti sei accorto che una luce ti è stata donata per penetrare le tenebre della storia e intravedervi la presenza del Cristo, l'Alfa e l'Omega? Questo è un assaggio, non del paradiso, come ci piaceva dire. Questo è un assaggio di eternità, quella stessa eternità che noi diciamo di adorare e celebrare nella Eucaristia che tra poco consacreremo. Una realtà speculare tra quello che si celebra qui e quello che si celebra nelle tue relazioni. Se è speculare, il paradiso è dentro la tua esistenza, è in mezzo alle tue relazioni. Se non è speculare, devi attendere ancora. Non sentirti condannato né giudicato, ma ricomincia a sperare, ricomincia a costruire, renditi adeguato di quel dono che Dio ha pensato per te, pensandoti degno del suo amore e della sua grazia. È questo che noi celebriamo. E alla fine di questa celebrazione, prima della benedizione finale, noi faremo un quarto d'ora di adorazione, 10 minuti, un quarto d'ora di adorazione, perché non possiamo fare la processione del Corpus Domini. Lo faremo non guardando i contorni di quest'ostia che è contenuta in questo ostensorio dorato, ma cercheremo la vita di Dio nel cuore dell'uomo nostro prossimo, che non abbiamo saputo amare, dal quale non ci siamo fatti amare, perché per riconoscervi la grazia che Dio vi ha posto. Questo è il nostro segreto, questa è la nostra vittoria dentro questo mondo fatto di sospetti, di lotte, di guerre, di odi, di sprezzi di tutti i tipi. Di questo noi ci vantiamo davanti a Dio, davanti agli angeli e anche davanti ai demoni. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che sulla croce del tuo Figlio unigenito hai sposato la tua Chiesa, l'hai associata a te nel corpo del tuo Figlio e la chiami in ogni tempo a diventare un corpo solo per mezzo dello Spirito Santo, vieni in soccorso alla nostra debolezza che ci inclina a crederci soli e abbandonati, schiacciati dalle difficoltà del mondo e dal disprezzo degli altri. Fa di noi uno strumento della tua pace. Fa che possiamo portare l'amore in ogni occasione. Fa che obbediamo alla tua legge e alla tua volontà con slancio e con gioia, finché questa generazione si salvi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Ne hai fatto un'ostia santa davanti ai pericoli del mondo, perché ogni uomo di buona volontà possa nutrirsene, mangiando il corpo e bevendo il sangue del tuo Figlio. Fa che questa Chiesa sappia affrontare il tempo della difficoltà e della desolazione e vinca davanti alle critiche, ai giudizi e ai sospetti del nemico. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, chiediamo di perdonare i nostri peccati, soprattutto quelli compiuti contro l'unità, quelli che ci hanno messi gli uni contro gli altri in molte occasioni. Ti preghiamo, Padre Santo, di perdonare tutte le nostre colpe. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che si sentono schiacciati o messi in difficoltà in questo tempo, perché hanno perso il lavoro, perché lottano contro la paura, per la loro salute, per tutte le necessità. Il tuo pane che dà la vita al mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, abiti la loro esistenza, distrugga la paura e ricostruisca la vita. Per questo ti preghiamo.
Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, custodiscili nel tuo amore, mettili al riparo dal pensiero cattivo, non farli preda del nemico e delle sue seduzioni, dal maligno e da malefici salvali, guariscili nel corpo, come sempre li guarisci anche nello spirito. Fanne un'ostia santa per questa generazione. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.